Sabato 18 maggio, sabato della settima settimana di Pasqua. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma «se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. In famiglia è più facile che emergano divergenze o liti. La casa è il luogo in cui siamo del tutto noi stessi e senza filtri. Spesso tra fratelli diamo il peggio di noi. Capita che ci siano momenti di ira e di forte gelosia. Quanto scalpore da piccoli se uno riceve un regalo più grande a Natale o se prende un voto più alto. Non sempre siamo in grado di gioire per il bene dell'altro. Più spesso succede che il successo dell'altro ci ferisca. Nel Vangelo, anche Pietro ha una reazione di gelosia del tutto umana. Desidera comprendere tutto. Desidera tenere tutto per sé. Certo, sta ancora imparando cosa significhi essere fratello nella Chiesa. Chiesa è un'esperienza di comunione che deve essere sempre alimentata e costruita, in cui dobbiamo imparare a far risplendere ed emergere ogni unicità, così da essere pienamente noi stessi, insieme con gli altri. Nella Chiesa di Cristo c'è spazio per Pietro e spazio per Giovanni. Cristo non ha voluto uniformare gli apostoli, li ha scelti tutti diversi, chiedendo loro solo di amarsi di vero cuore. Ciò che deve tenerci insieme è l'amore reciproco. L'amore vale più della diversità di pensiero. La nostra, allora, deve essere la Chiesa di tutti, in cui c'è spazio per tutti. Una Chiesa missionaria e contemplativa, accogliente e aperta, in cui non c'è spazio per le gelosie, ma in cui si ricerca sempre l'armonia, anche a fatica e con l'aiuto della preghiera. Questa è la Chiesa dello Spirito, la Chiesa dei fratelli. Quale gelosia mi blocca? Scorri verso l'alto nella schermata di riproduzione dell'episodio su Spotify e condividi il tuo pensiero. Buona giornata! Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.